Carducci. Quanti anni è che questo bellissimo presepe viene edificato? 24 anni che viene fatto dalla compagnia di Via Carducci con Luigi Massabò, che è il presidente della nostra compagnia. Ha iniziato lui con l'infiorata e poi con il presepe. Quanto tempo ci vuole per mettere su un presepe così? Noi abbiamo iniziato i primi di novembre lavorando 2 sere alla settimana, 2 ore alla sera, a volte 3 persone, a volte 5 persone. E piano piano siamo riusciti ad arrivare giusti alla vigilia di Natale per aprire il giorno di Natale. Il maledettore chi è? Il nostro presidente, Luigi Massabò. Però chi sa meglio di me è Pedone Nino, che è l'ideatore di questa annunciazione. Nino Pedone? Sì, sono io. Costruttore, edificatore di presepi? Non solo, ma in compagnia di altri colleghi. Niente, volevo dire che questa casa l'ha fatta una nostra collega che viene a fare l'infiorata. Veniva, adesso non viene più perché ha problemi familiari. Noi ci siamo presi l'incarico di mettere a posto praticamente col giardinetto, con i cavoli di Bruxelles. Ma di cosa ha fatto il pozzo, che mi sembra quasi vero? Il pozzo c'è un foglio di cartone messo tutto intorno e poi ci ho incollato delle pietre di questo tipo qua. E niente, questo rappresenta, come abbiamo detto, l'annunciazione. L'annunciazione, c'è l'angioletto, la Madonna che aspetta lì e la sua casetta. Questi sono dei cespugli di piante grasse che sono in giro per le strade. Niente, questa è l'annunciazione. E quanto tempo ci vuole? Sì, si vede qui, il lavoro c'è, però il risultato è bellissimo. Siamo qua dai primi di ottobre a costruire. Dai primi di ottobre abbiamo cominciato perché abbiamo fatto la cena per i fieristi e poi abbiamo cominciato il presepe. No, se vuoi venire... cosa volevo dire? Quanti anni è che c'è questo presepe? Che edificate questo presepe? Allora, io ci sono da 10 anni che ci sono dentro, perché prima non c'ero. Come presidente c'è Luigi Massabò della compagnia di Via Carducci e poi ci siamo noi soci che facciamo infiorate, tutte quelle cose lì.